Oh, a parte da tutto, ma cosa dobbiamo farci stasera alla fine? Adesso decidiamo. Decidiamo live. Vabbè, va bene. Vai Luna. Io comincio? Il tuo pezzo forte. Ah, ok. Aspetta. Qui, ci sono. E dovete fare qualcosa prima? Notato. Di coraggiamento. Vai Luna, vai Luna. Andiamo con te. Boh, la tua parte è finita, puoi andare a casa, grazie. Ciao fans, siamo qua oggi perché ho le gambe corte e avevo detto che l'avrei detto, anche lo dico io, veramente. Anche io. Infatti mettiti dritto, si allia. No, sono io più bassa. Ho capito, ma non è la tua moto, cosa c'entri tu, queste mani di protagonismo? La tua sera l'abbiamo già fatta. Anzi, valla a prendere che prima di iniziare questo video facciamo vedere il risultato finito di una sella già fatta. Bene, questa è la sella che abbiamo già fatto, cioè che ha già fatto. Lui è Dario di Borsati Selle. Ciao a tutti. Siamo qua nel suo nuovo studio oggi. Studio. Anche perché c'è la farmacia, ha detto dottore. E quindi lo studio. Ci tengo a questa cosa, giusto. Dottor Dario. E quindi questa è la sella che ci ha già fatto del 390. Che, come hai detto tu, non è la tua moto. È la mia moto che userai incomodato gratuito. Beh, noleggio gratuito. Però non è tua. No, io aspetto la 09. Ok. Pagata da te. Grazie. Sicuro. Donazioni, qua mettiamo il banner per donazioni. Per i poveri. Certo. Perché tu? Sono povera. È giusto. È verità. Anche quella non è sua. Giustamente. Finché non paghiamo comunque... È ancora mio. È nato da un'idea dopo aver visto cioè i sedili della Lamborghini che erano con i rombi incrociati arancioni. Questo è il logo nuovo di Dario con il lupo. Esatto. Che è appena lanciato. Cioè tipo... esatto, con la striscia bianca che spezza, è venuta veramente figa. Sì. Appena andiamo a casa la montiamo su 390, facciamo qualche storia. Trovato, diciamo, esatto, è stata, cioè non è solo una roba estetica, ma visto che rifaccia la mia della 09, che poi viaggio col culo comodo, ho detto vabbè, rifacciamo anche quella di Luna, che almeno viaggia anche lei un po' più comoda, e si sente che effettivamente è diversa da prima. Sei contenta, ti piace? Sì. Sempre grandi contenuti da parte tua. Bellissima. Ok. E quando la proverò sentirò anche... Adesso andiamo a casa, la montiamo, così se domani c'è il sole, forse, perché non si capisce se c'è o no, la possiamo provare. Bene, valletta, puoi riportarla dove le vedi. Poi domani Luna fa sapere, effettivamente. Ci tengo. Certo. Ma veniamo noi. Riprendiamo la sella da sotto il tavolo. Ok. Allora, qual era il problema di questa che abbiamo preso insieme alla moto? Che ci tocco veramente male perché l'altezza è quella ed è colpa di mia mamma. È giusto fare nome e cognome, Attilia Milani, colpa tua se sono basso. E quindi non ci toccavo, cioè ci toccavo malissimo. Quant'è la tua mamma? Mia mamma è 1,57. 1,57? È un po' più bassa di te, leggermente. È più bassa la mia di mamma. Il problema nasce ancora prima perché mia nonna è 1,52. Quindi c'è stato... Già io su 1,72. Già cazzo! Sì. Poteva andare peggio. Come mamma vince, batte tutte le vostre. No, sua mamma è abbastanza alta, eh. Altissima, tua mamma, alla fine. La mia mamma è un metro... Ciao mamma. 1,50 sta poi c'era nata tipo così. Ah, è come mia nonna, mi sa. Cioè, anche io per... È andata abbastanza bene. Benissimo, benissimo. Vabbè, scusa. Poteva andare meglio. Ma vabbè, era giusto dire... Quindi anche tu hai il problema che poi... Cioè, sì, io ho cominciato a fare selle fondamentalmente per questo motivo. Perché non c'era... Sì, perché io toccavo... Anzi, io andavo in pista, quindi... Davo la colpa alla sella del fatto che riuscissi a toccare col ginocchio. In realtà sulle gambe corte, la gente che gratta anche, vedi la moto dritta, loro dritti, cioè si gambe lunghissime e sono dritti, toccano. Io invece devo lanciarmi giù dalla moto e comunque non gratto. È vero, infatti io devi lanciarti giù e più giù di così devo saltare giù. Infatti hai tutta la mia solidarietà, è per questo che sono qua con te oggi a rifare la sella il 1° maggio. Ciao, primo maggio ragazzi. Abbiamo fatto tutti il tampone ieri, tutti negativi, quindi non ha senso tenere la mascherina, chiaro. Visto che no.
Esatto, è bene precisarlo. Sì, perché poi sicuro. Perché poi sono i commenti. Senza la mascherina. Dato le gambe corte, pure senza mascherina. Mamma, cioè, sì, veramente. Proprio... Cioè, ce le cerchiamo tutte noi. Esatto. Quindi da lì, che non ci toccavo, abbiamo deciso di rifare anche le grafiche, cioè fare una roba un po' più complessa. In realtà non abbiamo ancora ben deciso come. Quindi oggi non solo decidiamo come farla, ma vi facciamo anche vedere qualche step, perché sennò poi gli rubate il lavoro, di come si rifanno le selle. Quindi rifacciamo, cioè, rifacciamo l'imbottitura, che cioè, va svuotata un po' davanti, giusto? Per farmi toccare meglio. Sì. Poi mettiamo un comfort vero e non lo schiumato che ci sarà, che è molto economico. E poi rifacciamo tutta la fodera facendo... Adesso decidiamo come, comunque rifacciamo proprio anche la livrea, facciamo una roba un po' più figa. Sì, sì, esatto. In realtà abbiamo già fatto uno schizzo iniziale. Però esatto, dobbiamo capire poi... Vabbè, c'è tempo, però fondamentalmente adesso quello che farò è disegnarti con te di fianco quelle che saranno le nuove cuciture, considerando il fatto che dobbiamo abbassare in questa zona qua dove tu vai. Eh sì, non tocco. E tu hai questo problema. Cioè sono proprio tipo con la punta dei piedi, che se c'è un po' di dislivello. Sono la punta dei piedi anche adesso. Ah sì? Sì, guarda. Ah. questo problema qua è, cioè nel senso, è tacchi, dai, bafalo. Me lo dicevano anche a me, fai come Berlusconi. Poi anche il cognome inizia con la B tutti e due, okay, potremmo fare. Ma infatti mi sono detto che diceva che cavolo ce ne frega dalla sella. Ma infatti no, bene. Ma io sono, bevo anche poco, questo è il problema. Ce l'ho tutte io veramente, no, bevo poco. Va bene, dai, senti, facciamo una cosa. Iniziamo un attimo. Cominciamo dalla qua, dalla base. Quindi cerchiamo di capire esattamente come farlo. Penna magica. Allora, di base sì, questa forma qua è la... Rimane questa. Rimane questa. Che così la superficie sopra la facciamo antiscivolo. Esatto, questa permette due cose. Principalmente una per l'estetica, perché la divisione in questa zona qua è molto carina da vedere. Sì. Tra le altre cose, non avendo più la cucitura qua sul fianco, che può essere anche fastidiosa per l'interno coscia, andiamo completamente a eliminarla. Il che non è mai male. Quindi poi, dopodiché, dato che faremo un doppio intervento, cioè quello di abbassartela il più possibile e ricostruire un piccolo stato di comfort, questa cucitura mi permette effettivamente di raccordare quello che è poi l'imbottitura e fare in modo che il lavoro venga fuori, diciamo, pulito, bello preciso. L'interno poi, antiscivolo, abbiamo già segnato. Sì. Tu hai la tua puntatura rombi, sempre. La puntatura rombi, che direi che è venuta molto bene, vedere l'altra già fatta. Ok. Come colore però rimarrei su quel grigino, che va a riprendere un po', anche perché grigino è ufficiale che a ottobre, novembre andrò dai tuoi amici di Supremacy a fare qualche lavoro e pensavo anche di farla riverniciare, perché con la vernice lì è troppo delicata. Ok. Vabbè, comunque sono tutte colorazioni che poi, anche se cambi qualche dettaglio, sta sempre bene grigio, quindi sì, va benissimo. Quindi base universale. Nero antiscivolo, nero semplice sul fianco, giusto? Sì. Poi abbiamo questa nuova linea che secondo me... O se no, cioè ho visto che anche là comunque con un colore che spezza ci sta bene, però il problema sarebbe trovare un colore che va bene per l'MT, perché avendo i cerchi di quel colore di fluo rosso... Su fluorescente abbiamo un po' di problemi. Sì. Quindi non so se il bianco ci può star bene, che ho visto che l'ha venuto figo che spezza la linea, o se... Allora, diciamo che il bianco di base... inserito in un certo modo sul fianchetto un po' come sta sempre bene, dici? Sì, sta bene, magari sì, possiamo anche crearla effettivamente se vuoi. Adesso poi la guardiamo sul fianco, ma mi interessava più che altro adesso, cioè quindi anche cioè questa zona qua invece del passeggero, scusami, in realtà il passeggero penso che non ce l'avrò mai, nel senso che cioè l'antiscivolo, cioè se sta bene, sì, perché riprende, allora facciamo. Anche quella volta che porti qualcuno, non si sa mai, comunque l'antiscivolo anche sul posteriore, cioè ragazzi comunque alla fine è un materiale, è tecnico, cioè che dà anche un po' di grip in più e secondo me anche sul retro è importante averlo. Quella volta che ti capita comunque... Non vorrei mai che perdo qualcuno per strada. Perdi per strada la luna. O qualcun altro. O qualcun altro. O qualcun altro. La vita è imprevedibile. Altro dietro non è che mi proprio faccio impazzire come idea. Ok. Vabbè, quindi teniamo comunque questo spigolo qua. Sì, lo spigolo secondo me ci sta bene. Che da... La zona qua del centro, dicevamo, a te piaceva l'idea di averlo qua al centro, il logo, o vuoi come la tua... Secondo me ci stanno bene lì. Sai dove stanno bene, secondo me? Tipo in questa parte qua, sì, che va verso... Sono d'accordo, guarda, segnalo qui. Anche qua sul colore poi cambia, cioè se vuoi tipo un canaligile sul nero, che è un grigio molto scuro piuttosto che un grigio chiaro,
poi vabbè. Quindi optiamo per una fascetta bianca? Non so se bianco, se... Anche grigio, eh. Vediamo anche... Magari facciamo vedere tutti i colori che... Sì. Così facciamo vedere anche i fans la casa, che c'è un catalogo... Fatto subito. Però a questo punto magari facciamo la trapuntatura anche dietro. Sì, anche se non... Che così almeno rimane... Allora, questi sono i colori, cartella colori. L'unico limite è appunto, ma... È sui colori fluorescenti. Fluorescenti. Che rimangono un po'... Spero tanto di riuscire a trovare un'azienda, anzi, ne approfitto per dirlo. Se ci sono aziende che conoscete che ha dei colori fluorescenti, io li sto cercando come se fosse oro. Che sono... Questa è una pelle nautica, giusto? Esatto, cioè quindi non è una pelle normale. Esatto, ha tutta una serie di certificazioni tali per cui, diciamo che per le selle non abbiamo problemi. Perché in teoria è quella che viene usata sulle... Se è SL dei motoscafi, cioè SL, sedili dei motoscafi, anche esatto, cioè la certificazione nautica praticamente dice che sono dei test che vengono fatti su queste semipelli con la sassedine nel sole, eccetera, quindi dicono che se tieni sulla barca, tieni anche sulla moto. Chiaramente, cioè più che una barca che prende schizzi d'acqua salata, soprattutto che è, diciamo, che è il peggio del peggio. Sì, è il peggio che può succedere. Una sella, diciamo, che alla fine della fiera... Male che vada, prendi il temporale e poi sei tu che la lavi con l'apistocco. Esatto. Costa un pochettino di più, però ragazzi, con la qualità dei materiali non si scherza. Quindi io ho optato per queste semipelle che sono veramente... Anche perché ci stai tante ore seduto, se fa schifo poi diventa subito uno schifo e dopo no, fai si distruggono, no, non vale la pena. No, assolutamente. Quindi, vabbè, questa è la carta del colore. Sui grigi, cioè... O un grigio canna di fucile, che è un po' più scuro, che secondo me è quello che vale per la maggiore. O questo, che è un po'... Però forse la tua... È un grigio chiaro che tende un po' al bianco. Tra l'altro noto che questa cucitura qua, veramente così, se c'è su uno tante ore, è veramente una merda. Capito cosa intendo? Sì. Per quello che ho questa qua, invece, per dire, te la voglio fare un po' più bassa, perché effettivamente qua sul fianco, facciamo vedere... Ma cioè, poi spieghiamo quella roba delle cuciture che dicevi, che queste cuciture qua che fanno le case produttrici... Che cos'è una cucitura doppia? È una cucitura doppia. In realtà, poi se tu tiri, cioè si vede dentro, quindi sono le più fragili. Esatto. Cioè è molto facile che col tempo, ma neanche tanto magari, qua si va ad aprire e rimane poi, cioè si squarcia praticamente. Esatto. Io la consiglio. Il punto di cucitura è veramente. Sì, sì. Io per la mia esperienza sono arrivato a un punto dove non la propongo neanche più. Cioè la sconsiglio proprio ai miei clienti proprio per dare una qualità, diciamo, completa anche sulle cuciture, perché effettivamente la doppia cucitura, come hai detto, la tira fuori, cioè questa basta un colpetto sbagliato e si apre in due. Sì. Mentre quelle che facciamo noi, che è una cucitura unica, per intenderci più vicina, più simile, più simile a questa, è quella che effettivamente poi è più sana. Senza però tutto questo scalino che poi col tempo, se sei in sella davanti più che dietro, che tiene le gambe strette, è fastidiosa. È fastidioso, sì. In questo caso qua non hai problemi perché essendo un passeggero le gambe sono molto alte. Sì. Ma sul davanti vedi che qua l'opzione in realtà non è sbagliata, perché fondamentalmente almeno rimane bassa. Hanno fatto questa cosa qua. Io mettendotela qua una, tu il tuo peso scarica sul sedere, quindi poi sul fianco non hai problemi. Mettendo poi una cuciturina piccolina qui non fa più niente, perché tanto le gambe ce le ho qua. Esatto. Poi sono corte le tue gambe. Sì, infatti. Chi se ne frega. Avrai la scarpa. Ma infatti qua. ho messo le cose sul serbatoio, poi guardo, in realtà tanto le mie gambe lì non ci appoggiano perché sono più sotto, quindi vabbè, sono estetico anche qua. No, ma è vero. Ma poi tra l'altro ci vedere l'altra volta, cioè quanto fanno, cioè il centro è qui, esatto. La cucitura è qui. Sì, beh, comunque sono sale industriali queste, cioè immaginati. E anche quella che hai fatto tu il post settimana scorsa non era industriale, ma lo standard era questo. Sì, purtroppo sì. Ci sono dei dettagli che poi fanno la differenza su queste selle. Però sui grandi numeri posso anche capire. Se mi fate una sella da qualcuno, cioè i dettagli della sella sono importanti. Sì. Cioè scegliete comunque persone che siano capaci di darvi un prodotto preciso, pulito, elegante, con le cuciture dritte. Questo ci tengo. E questo ci tengo a dirlo. Sì, no, è vero. Perché non è così scontato, purtroppo, che laboratori piccoli come questo in facciano realtà, un bel lavoro. Il 99% della gente lavora di merda. In generale, ma in qualunque ambito, ce ne accorgiamo sempre. Qualunque roba fai, poi hai rotture di palle, non fanno mai quello che gli chiedi, devi sempre tornare indietro due volte. Invece se vai una volta, viene fatto giusto. Esatto, cioè sei tranquillo. Sei tranquillo. Io non metterei il mio cognome davanti alla mia azienda. Se non dormire tranquillo. Alla fine io ci tengo molto a dare un servizio di un certo tipo, e infatti questa è la prova. Cioè io faccio così tutte le volte nel tuo video. No, è un siamo andati due mesi fa più o meno, la prima volta, cioè era veramente così. Ho visto quei clienti prima, era così. Quindi no, è vero. È un barbatrucco in realtà questo. No.
diciamo così, che poi se no. Ma no, è vero, vero. Ok. Ah, questa lasciamola perché sennò non so come spostarla. Ok. Cioè, magari sì, su di un altro materiale. Beh, allora, anche in questo caso, io ti consiglio di utilizzare sempre l'antiscivolo. Sì. Sta mancia, anche la vedo estetico, questo sta bene, avere sempre l'antiscivolo. Piuttosto, se mettiamo la cucitura grigia, qua avrai la cucitura grigia. Sì. Che è precisa. Quindi, qua siamo la livrea. Qua andiamo avanti con i rombi. Sì. Beh, pulita. Fianco? Fianco, non so se farla grigia, tipo per dire, anche questo qua non è male. Sì. Che secondo me si avvicina tanto alla moto. C'è anche questo qua, sai che questo non l'ho mai usato? Questo qua è figo, questo è un bianco. Guarda, no, secondo me. Ma sai che forse questo qua? Si avvicina tanto, eh? Ah, sì. Sì, più bello. È bello questo qua, sì. Un bianco ghiaccio, cioè non so, è un grigio ghiaccio. Si avvicina tanto al colore della moto. Sì, sì. Usiamo questo. Vedi che sia lì, eh? Sì, secondo me sì. Piuttosto che quello scuro. No, no. Allora, facciamo una cosa. Tutto live. Fammi disegnare questa parte qua. Amici. Non potevo fare, non so, anche io l'influencer. Che poi parliamo di simpatici. Però sì, potremmo fare una linea, no? Che va solo a spezzare il nero. Luna, che dici? Sì, secondo me sta meglio fare la linea come hai fatto adesso. Consideriamo che questa poi si abbassa, quindi anche esteticamente la linea rimane bassa. Sì, sarà, ma sarà anche se un po' più sella. Esatto, un po' più incurvata. Esatto. Bravo. Grazie per i suggerimenti. Prego. Se seguo dei termini, il bel dizionario. Allora, guarda, se fosse linea dritta, quindi facciamo, cioè scendono per raccordarsi. Esatto, diciamo. Tu togli via questa qua, non ce l'hai più, e facciamo partire questa cucitura che va esattamente dove a prendere questo, l'altra, e poi scende. Scende, risale, cioè praticamente qua rimane grigio continuo che risale. Però la cucitura scarica qua, così sotto qua rimane nero. Sì. E sotto qua rimane nero. Sì. Secondo me così è bella. L'unica cosa magari, qua la farei un po' dritta, la farei scendere leggermente solo verso la fine, in modo tale da seguire un sì. po' quella dietro. Tipo così, che almeno gli dà un po' più di dinamicità. Secondo me così ci sta. Questa sparisce. Quella sparisce. E va giù con tutto il piano. Uguale dall'altra parte, sì. Sì. Qua rimane antiscivolo e qua rimane nero normale. No, guarda, io te lo farei scaricare proprio bacco. Ah, l'antiscivolo fino a giù. Sì, sì, fino a giù, fino a terra. Questa qua che sale su, ovviamente poi bella smussata giusta, per carità. E a questo punto te la farei scaricare qui. Che è più bellina, secondo me. Quindi questa sparisce. Così rimane grigio, che scende qua, si raccorda tutto grigio, sotto qua nero dell'altro materiale, sopra antiscivolo. Questa cucitura qua, poi adesso l'ho messa qua, ma poi quando verrà tirata non va a toccare qua. Cioè tu, questa qua sarà tipo qui. Sotto. Sì, sì, secondo me sarà così sotto. Viene una figata. Minchia, okay. Una bella sella. Ok. Rimane solo questo da decidere. Che vuoi fare? Non lo so, cioè MT-09 lo toglierei anche perché la moto è già piena di scritte MT-09 e possiamo anche levarla. Come materiale cosa... non antiscivolo lì perché non ha molto senso, se no rimane tutto antiscivolo. Dici che è meglio nero normale? Beh, per l'antiscivolo non sbagli, perché hai... cioè, poi qua è scelta tua puramente estetica. Che tu metta l'antiscivolo o il nero... Evitare il grigio perché sennò effettivamente poi diventa no, troppo risalto questa zona qua, io vorrei evitarlo. Mettici il nero normale, il nero semplice. O secondo te per la scritta Demon Riders? Ah, ti dobbiamo passare il font? Davvero, anche quello, sì, possiamo farlo. Cioè possiamo se ti passiamo il foil vettoriale del font? Possiamo utilizzarlo, chiaramente adesso non mi ricordo a colpo d'occhio quanto potrebbe essere grande, però facciamo una roba che sia sensata, che ci stia. Esatto, magari dello stesso colore dei lupi. Dai, facciamo così, non rimane proprio, cioè doppio sponsor, così racconta di tutto. Ha giudicato, allora mi segno un po' di figure. Vai. Ok,
poi cominciamo a tagliarla. Prego, prego, vadi. La infilo? La infili. La infilo. Anche se sono più bravo io a infilare, però. Che non so come si fa adesso per agganciare. Va spinta. Così? Sì. Adesso mettiamo il monoposto. Però già il colpo d'occhio è notevole. Aspetta, beh, devo mettere le viti. Oh, porca miseria. Non sai cosa. Bisogna fare le cose.